buono, facile e veloce. Amici di Buono, Facile e Veloce, oggi prepareremo la pasta e patate, un piatto che può essere cucinato in tantissime versioni diverse e infatti di qui alle prossime settimane ho intenzione di preparare proprio una playlist delle varie versioni della pasta e patate. Ma iniziamo oggi con la versione più semplice, quella diciamo anche più leggera, ma al tempo stesso corroborante per affrontare il freddo inverno, ovvero la pasta e patate in brodo. Quindi innanzitutto avremo bisogno di carota, cipolla, sedano e un po' di pomodoro per preparare il brodo. Poi naturalmente delle patate. Come pasta ho scelto dei ditali, quindi chiaramente una pasta corta, un filo d'olio extravergine d'oliva e ovviamente del sale fino. E allora iniziamo subito a preparare la pasta e patate in brodo. Iniziamo chiaramente dalla preparazione del brodo, per cui ho già preparato una pentola con l'acqua, naturalmente si parte da acqua fredda, saranno circa 2,5 litri di acqua e vado a mettere la carota lavata, sbucciata già, la cipolla, che questa la taglio in due parti, del sedano, sia una costa di sedano che delle foglie e avvio la cottura. Poi dopo aggiungerò anche un po' di pomodoro. Grosso modo tempo di cottura almeno un'ora abbondante. Per rendere ovviamente tutto più facile e veloce, il brodo potete prepararlo anche prima, il giorno prima, per il pranzo del giorno dopo. Mentre il brodo cuoce, iniziamo già ad affettare e ridurre in cubetti le patate. Cerchiamo di ottenere dei cubetti più o meno della stessa dimensione, in maniera tale che avranno una cottura uniforme. E dopo averli tagliati, li mettiamo nell'acqua fredda, in maniera tale che non anneriscano. Dopo circa 3/4 d'ora, quindi più o meno a fine cottura, andiamo ad aggiungere un pomodoro pelato, che ho tagliato a pezzettoni grossolani, o un po' di passata di pomodoro e regoliamo di sale. Il brodo è pronto. Come vedete il livello dell'acqua si è ridotto, praticamente da 2,5 litri di acqua abbiamo ottenuto 1,5 litri circa di brodo. Adesso io voglio un brodo molto più saporito e gustoso, quindi cosa faccio? Tolgo le verdure dall'acqua e le vado a passare col passaverdure, ovviamente. Quindi un po' alla volta andiamo a passare le verdure. Così avremo un brodo un po' più ricco, un po' più corposo e soprattutto ne prendiamo tutte le proprietà nutritive. Una volta ottenuto il nostro brodo vegetale, non ci resta che cuocere patate e pasta. Quindi innanzitutto verso le patate nel brodo. Come vi dicevo prima, naturalmente il brodo lo potete preparare anche il giorno prima. Quindi mettete le patate direttamente nel brodo e poi lo portate ad ebollizione. Quando il brodo arriva ad ebollizione, lì andiamo a cuocere la pasta. Quindi le patate, che sono comunque a tocchetti piccoli, tra questa cottura iniziale e il tempo di cottura della pasta, cuoceranno. E quindi avremo il piatto pronto in maniera molto semplice e veloce. Quando il brodo raggiunge l'ebollizione, è il momento di versare la pasta. Portiamo a cottura la pasta mescolando di tanto in tanto e se volete a fine cottura potete aggiungere un filo d'olio extravergine d'oliva a crudo. Possiamo impiattare. Ed ecco pronto un bel piatto fumante di pasta e patate in brodo, leggero ma al tempo stesso molto nutriente. E naturalmente lo serviamo con una ricca grattugiata di parmigiano. Dalle mie parti si usa anche mettere proprio in cottura la crosta del parmigiano ben pulita, ben lavata, che quindi poi si fonde un po', no? Si scioglie e rende ancora più gustoso il tutto. Ed ecco qui. Un primo piatto buono, facile e
veloce. Spero che questa semplicissima ricetta vi sia piaciuta e aspetto numerosi i vostri like e i vostri commenti su YouTube, Facebook e Instagram. E naturalmente vi invito sempre a visitare anche il sito buonofacileveloce.it per scaricare, stampare ricetta e lista ingredienti. Vi do appuntamento alla prossima ricetta! Per preparare la pasta e patate in brodo per 4 persone ho utilizzato 2 patate medie, 250 g di pasta corta tipo di tali. Per il brodo, in circa 2 litri e mezzo d'acqua, una cossa di sedano, una carota, una cipolla, un pomodoro pelato o qualche cucchiaio di passata di pomodoro, sale e olio extravergine d'oliva quanto basta. A piacere, alla fine, spolverizzare con parmigiano grattugiato.